Non so se non c'è nessuno che ha particolari cose da dire, io proporrei di approfittare di avere qui con noi Alessandra Agostino per chiederle due pensierini sull'autonomia differenziata, il ruolo della regione adesso, il fatto che uno dei punti di certe forze politiche che voteremo, che non voteremo noi, ma altri sì, il 25 settembre è proprio quello dell'autonomia differenziata. Approfittiamo della sua presenza, ci facciamo dire qualcosa anche su questo, salvo tornarci. Allora, vabbè, è un discorso complesso quello dell'autonomia differenziata. Vabbè, comunque sono le 22:40, quindi cerco di condensarlo in due parole. Allora, l'autonomia differenziata è previsto dalla Costituzione, l'articolo 116 della Costituzione prevede questa possibilità di differenziare quello che è il regionalismo. Come sapete, lo Stato italiano ha una struttura di tipo regionale che è stata modificata nel 2001 con un cambiamento di tutto il titolo quinto della Costituzione. È stata questa una pessima riforma fatta a fine legislatura dal centro-sinistra, per bloccare quello che era il progetto federalista della Lega, ma è stata una pessima riforma, tra l'altro molto, per così dire, pasticciata, che ha dato luogo a molti problemi e che ha aperto comunque ad una devoluzione di materie e di competenze alle regioni, contraria, diciamo, anche a quello che era il principio di eguaglianza su servizi considerati invece pubblici, che devono essere garantiti in maniera uguale su tutto il territorio nazionale, primo di tutto la salute, il servizio sanitario che da nazionale è diventato regionale. Questa autonomia differenziata vuole essere un passo, diciamo, però oltre e che peggiora la situazione. Allora intendiamoci, l'autonomia differenziata non è, secondo me, una cosa negativa di per sé. Perché differenziare corrisponde a quel principio di uguaglianza in senso sostanziale, che le situazioni diverse vanno trattate in maniera diversa, ma a quale fine? Al fine di raggiungere un'eguaglianza effettiva. Allora, se ci sono regioni che hanno situazioni di debolezza, di fragilità, queste regioni vanno, diciamo, sostenute con un maggiore impegno, vanno trattate in maniera diseguale perché raggiungano un'eguaglianza effettiva. In questo senso l'autonomia differenziata potrebbe essere una buona cosa, è nel senso dell'eguaglianza sostanziale, ma questa non è assolutamente l'autonomia differenziata di cui stiamo parlando oggi. Quando oggi parliamo di autonomia differenziata, noi parliamo di un meccanismo che incrementa la diseguaglianza, incrementa e stabilizza quella che è una situazione di diseguaglianza, perché i progetti di autonomia differenziata di regioni come la Lombardia, l'Emilia-Romagna, anche Piemonte, quella della sua autonomia differenziata, sono progetti che tendono, diciamo, a fotografare e poi incrementare nel futuro una situazione, cioè si basano sulla fotografia di quella che è la spesa storica che hanno quelle regioni e quindi tendono, diciamo, a stabilizzare una situazione di diseguaglianza, a stabilizzare per poi ovviamente svilupparla nel futuro una situazione di diseguaglianza. Quindi in questo senso si inserisce questa, diciamo, prospettiva dell'autonomia differenziata in una logica che non è di eguaglianza, ma una logica competitiva, la logica competitiva del neoliberismo, di concorrenza e di meritocrazia. Ecco, la meritocrazia è una bruttissima parola, perché dietro la meritocrazia, che sembra una cosa bella, dire premiamo il merito, no, si nasconde invece un progetto che è un progetto di diseguaglianza. Ecco, l'autonomia differenziata si basa proprio su questo concetto, se vogliamo, di meritocrazia. Noi siamo più ricchi, abbiamo delle amministrazioni efficienti, ci meritiamo di più, continuiamo e procediamo con questo processo di diseguaglianza. Boh, mi fermerei qua.